Silenziosa e guardinga, la torre dell'uomo morto o degli uomini morti sovrasta la baia di Leuca. È una lontana testimonianza del sistema d'allerta delle torri costiere di Terra d'Otranto, voluto dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, allo scopo di difendere le coste salentine dai nemici provenienti dal mare. La torre comunicava in passato con Torre Marchello, lungo l'asse nord-ovest del litorale, e con la torre di Filippo II, posizionata sul Meliso. Il territorio costiero di Castignano del Capo conserva testimonianze molto antiche della presenza umana. All'età del bronzo risalgono numerosi manufatti, recuperati presso Punta Ristola, durante gli scavi promossi dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce. In questa zona doveva sorgere un insediamento legato alla piccola economia agricolo-pastorale, come testimoniano diversi frammenti di ceramica e ossa di animali d'allevamento. Il passaggio dell'uomo nell'antichità è stato agevolato dalla presenza nel territorio di numerosi anfratti e cavità naturali, oggi riscontrabili per buona parte lungo il litorale leucano. Il sistema delle grotte marine di Leuca si estende dal capo di Santa Maria di Leuca sino alla località Ciardo, in direzione della marina di San Gregorio. Alcune grotte hanno conservato importantissime tracce paleontologiche, come resti di animali afferenti ai climi caldi, tra cui l'elefante e il rinoceronte. Il sistema costiero offre una bellezza unica nel suo genere, caratterizzato soprattutto dalla tradizionale toponomastica delle grotte. Nomi coniati dagli antichi pescatori del posto a richiamo delle forme e delle sembianze ricorrenti, come la grotta delle tre porte, quella dei giganti e del diavolo. Anche l'entroterra conserva importanti tracce dell'antica presenza umana nel territorio di Leuca. Ne sono esempio le grotte disposte lungo i fianchi dei canaloni che attraversano il territorio dalla costa in direzione nord. Si contano più di 43 grotte censite, ambienti impervi da raggiungere e utilizzati come insediamenti e rifugi di sicurezza quando la costa divenne insicura a causa dei frequenti attacchi provenienti dal mare. Immerso all'interno del Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, il litorale leucano racchiude una magnifica bellezza paesaggistica, tappa obbligata per tutti i visitatori del Salento. Passeggiando sul lungomare si scoprono le amabili forme del promontorio del Meliso, ricoperto da un folto ricamo di macchia mediterranea, è attraversato dalla cascata monumentale, opera che celebra la conclusione della lunga rete idrica dell'acquedotto pugliese. Quella di Leuca è una storia antica, una storia che ancora oggi richiama 6 migliaia di visitatori e turisti. Posti unici per potersi immergere alla scoperta di un Salento spontaneo, accarezzato dalla brezza dello Ionio e incantati dai pittoreschi paesaggi che qui sulle coste leucane non hanno eguali.